loro il cast di Bella Maglio, opinionisti, i concorrenti di oggi per la Generazione Z. Milly, c'è Francesca Marchegiani al centro della console, dall'altra parte per la Generazione Boomer c'è Raffaella Ruzzini. Il gioco è semplicissimo, loro hanno preparato un reel, un video che ti riguarda. Sarai tu a decidere a chi andranno i 40 punti di questa prima manche basandoti sul tuo gusto personale. Quale video ti è piaciuto di più? Partiamo dal primo, vediamo. E oggi per la rubrica Donne che non si fermano mai davanti a nulla e davanti a niente presentiamo Milly Carlucci. Forse non sapete infatti che Milly nasce a Sulmona, città che conosco particolarmente per i confetti, e trascorre l'infanzia ad Udine. Seguentemente si trasferisce durante l'adolescenza a Roma. Perché dico che Milly non si ferma davanti a nulla e davanti a niente? Perché appunto i genitori le scrissero alla facoltà di architettura, che lasciò presto per inseguire i propri sogni. Pensate che l'esordio televisivo avviene nel 76 nella trasmissione L'altra domenica, dove parteciperà in veste di inviata fino al 78. Milly da lì è stata una corsa verso il successo, per non dire una pattinata appunto verso il successo, perché molti di noi forse sanno che hai iniziato la tua carriera pattinando appunto. Questa è una dichiarazione d'amore, di stima per Milly Carlucci. Il reel della Generazione Z rappresentata oggi da Francesca Marchegiani. Vediamo quello della Generazione Boomer rappresentata oggi da Raffaella Ruzzini. Sono proprio contenta di parlare di te a te, Milly. È come se ti conoscessi da sempre. Ed eri una bellissima campionessa di pattinaggio a rotelle. E poi sei decollata, un passaggio a GBR, ma la RAI non poteva non accorgersi di te. Primo fra tutti Renzo Arbore, che ti ha voluta all'altra domenica. E poi Gianni Minà, Pippo Baudo, Fabrizio Frizzi, Giochi senza frontiere, Blitz, Festival di Sanremo. Scommettiamo che è impossibile nominarli tutti. Ma veniamo al presente, non perdo una puntata di Ballando con le Stelle. Maestri, concorrenti, giuria perfetti, Paolo Belli, adorabile, tu Milly, professionalità e leggerezza. E quanto mi diverto col cantante mascherato. Tanto impegno non ti ha impedito di costruire una meravigliosa famiglia. Due figli di cui andare orgogliosa, Patrick, lavora in una multinazionale all'estero, e Angelica, cittadina del mondo, imprenditrice e manager. Ma quella giovanissima Miss Teenager di tanti anni fa avrebbe mai potuto immaginare di diventare Milly Carlucci? Questo è il punto di vista di Raffaella Ruzzini. Però prima di sentire la Carlucci, io un passaggio con Milly non posso non farlo su questo. Questo programma, quando è stato pensato guardando per due stati consecutivi tutte le puntate di Blitz su RaiPlay. È il mio programma preferito e lo ritengo il programma più bello che questa azienda abbia mai mandato in onda. Tu hai avuto il privilegio di lavorare a Blitz con Gianni Minà e vorrei un tuo ricordo di quel momento, perché insomma è scomparso da qualche settimana e gli dobbiamo tutti tantissimo. Sì, io gli devo tantissimo perché mi diede l'occasione di fare un programma che era davvero innovativo. Non c'era solamente Blitz, c'era il Sistemone il sabato pomeriggio in preserale. Il Sistemone era un programma nel quale io parlavo di calcio, facevo la schedina insieme agli spettatori a casa, e fu una rivoluzione perché le donne non parlavano di calcio, anche se io non ne capivo niente, ne continuo a non capirne niente, però facevo la schedina. Ma hai una squadra del cuore? Ma io il tifo per la nazionale in maniera sfegatata, questo sì. Poi Blitz è stata invece una grande esperienza perché Gianni è sempre stato uno straordinario intervistatore, ma prima di essere un intervistatore, uno straordinario creatore di legami umani con i personaggi che lui convinceva a venire in trasmissione. Quando lui era determinato a conoscere qualcuno e a intervistarlo, lui partiva anche lasciando il lavoro, tutto quello che era che c'era a Roma, e andava in qualunque parte del mondo a cercare di incontrare di persona il personaggio per convincerlo poi a venire in trasmissione. Tutti quelli che hanno fatto le interviste con lui sono poi diventati nel tempo suoi amici. Ci sarà un perché. Chiaramente lui era un grande affabulatore, un grande un uomo di cultura, un uomo che sapeva subito relazionarsi con le tue passioni. Era molto empatico. Sì, molto empatico. E chiaramente c'era qualcosa che tutti sentivano che faceva sì che non si staccassero più da Gianni Minà. E quindi lo ricordiamo, è stato davvero un maestro. Con
applauso, ma voglio ringraziare il pubblico di Rai 2. Venerdì abbiamo mandato in onda, nel corso di questa puntata abbiamo ceduto una quota di sovranità televisiva, abbiamo rimandato in onda una puntata di Blitz all'interno di Bellamà, in cui Gianni intervistava Little Tony, alla presenza di sua figlia Cristiana Ciacci, qui in studio. Devo dire che il pubblico ha apprezzato, vi preannuncio che il prossimo anno manderemo in onda ogni venerdì un grande momento dei varietà Rai, dei programmi della Rai, stile Cineforum, per riguardarli tutti insieme e fare una rilettura della televisione migliore, che è quella dell'artigianato Rai di una volta. Ma stando ai due reel, quale dei due ti è piaciuto di più? Allora, io non posso dare 20 e 20 di punti, cioè dire a metà. Sai, sul regolamento tu mi insegni che c'è una rigidità, no? Allora, io dico questo, il vostro è stato delizioso perché chiaramente siamo due generazioni molto lontane, quindi il fatto che voi abbiate approfondito cose che sicuramente non potete aver visto mi onora, mi fa un immenso piacere. Però il mio cuore pende per loro, perché per lei si è messa sui pattini, ha avuto il coraggio di Accolto. Fare questa... Quindi 40 punti vanno a Raffaella Ruzzini. Raffaella. Milly, di mio marito, che aveva una squadra di pattinaggio a rotelle. Ma davvero? Quindi cioè, me li ha prestati per fare... Lui ci tiene, bellissimo. Li tiene in bacheca. Li tiene bellissimo. In bacheca. Raffaella, ma è possibile che in 8 mesi di programma sto microfono vola? Parla ma al microfono. Poi sei microfonata oggi. Va bene, allora, Milly mi ha molto emozionato. Andiamo alla classifica provvisoria. Domenico Restuccia, ti presento Milly, il nostro Restuccia in the Sky. Buon pomeriggio. Come un arbitro di tennis.